Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 28. Un passo indietro e qualcosa si incrina. Reika. Genjo ha un pianoforte a muro ben accordato. Resta seduto alle mie spalle mentre lascio correre le mani lungo i tasti bianchi e neri. Seppur tengo gli occhi chiusi, so che mentre mi ascolta guarda Hiro. Il mio amico fa finta di non cogliere. La paura di lasciarsi andare ormai gli appartiene. Mentre il brano va avanti da sé, la mente si svuota ma il cuore duole. Sasuke è partito per il torneo nazionale scolastico di Kendo un paio di giorni fa. «Tornerò vincitore», mi ha detto salutandomi. Io gli ho risposto di tornare da me e basta. Ma ora non c'è. E una telefonata al giorno non basta per non farmi sentire sola. Sotto le mie dita vorrei la sua pelle e la sua voce come unico suono da ascoltare. Ha detto che sicuramente verrà a New York con me per l'audizione, che troverà il tempo di accompagnarmi nonostante gli impegni con la sua famiglia. Ha messo il suo biglietto aereo nel portafoglio in mezzo alle banconote ringraziandomi del pensiero. Io però non ho sorriso. La mia musica non va a braccetto col denaro. La mia musica non è sterile come il denaro. L'arte non ha nulla di volgare come i soldi. E Sasuke inizia a fare troppe promesse. L'audizione, il mio compleanno, la certezza di non volermi lasciare. Le promesse sono pericolose perché poi vanno mantenute a tutti i costi. E più se ne fanno, più il compito diventa difficile. Genjo si alza andando verso una finestra. Hiroshi lo osserva distratto e poi torna subito a sorridermi. Finalmente, Reika, mio padre è tornato. Vado ad avvisarlo che abbiamo ospiti e lo spedisco nel suo studio, così potrete parlare tranquillamente. Va bene, grazie Genjo-kun. Dal compleanno di Sasuke, questo ragazzo è entrato a far parte della mia vita e di quella di Hiroshi, nonostante l'aspetto un po' sopra le righe, educato e gentile. Non ha chiesto nello specifico circa l'argomento che voglio trattare con suo padre avvocato, ma si è reso subito disponibile ad organizzarmi un incontro. So che in parte è così cortese con me perché gli piace Hiro e sta cercando un approccio col mio testardo amico. Lo osservo uscire dalla stanza mentre Hiroshi si avvicina. Allora, sei sicuro di voler parlare con lui? Da quel che ho letto è il migliore nel campo. Manca poco al mio compleanno, Hiro-kun. È meglio tutelarsi in anticipo. Ok, vedrà che andrà tutto bene, Reika. Mi sfiora una guancia sorridendo e io appoggio la testa sulla sua spalla. Prima parlo con l'avvocato Sakamoto, prima quel capitolo della mia vita verrà archiviato. Poi racconterò tutto a Sasuke e spero saprà reagire con coraggio all'oscurità che per anni ha avvolto il mio cuore. Mio padre si fa una doccia e poi è a tua completa disposizione. Ti va se nel frattempo suoniamo qualcosa insieme? Lo dice a me, ma guarda Hiro. Ok, qualche idea? Sì. Everything, The Lifehouse, la conosci? Io sorrido e mi volto verso i tasti. Vediamo se riesci a starmi dietro, Genjo. Il ragazzo punk prende il posto di Hiro al mio fianco e inizia a cantare con la sua voce meravigliosa. You are the strength that keeps me walking. You are the hope that keeps me trusting. You are the light to my soul. Sasuke. You calm the storm and you give me the rest. You hold me in your hands. You won't let me fall. You steal my heart when you take my breath away. Non lasciare la mia mano, ti prego. Cause you are all I want. You are all I need. You are everything, everything. You are all I want. You are all I need. You are everything, everything. Perché ora come ora, tu, Hiroshi e la mia musica siete tutto ciò di cui ho bisogno, tutto ciò che voglio, tutto ciò in cui credo. Sasuke. Sto andando più che bene nel Kendo. Sono sicuro che vincerò il campionato, senza problemi, e poi mi farò un bel giro a Londra con Takashi. Finalmente la mia vita ha preso la piega che ho sempre desiderato. Non sono più solo il fratello minore di Takchan. Sono un Kawashima in tutto e per tutto. Mio padre lo ha riconosciuto, riponendo in me la sua fiducia. Farò grandi cose, andrò lontano e renderò tutti fieri di me. Il ragazzo che ho di fronte stringe la spada di legno fissandomi. Poverino, 2 minuti e l'incontro è mio. Non mi ferma più nessuno. Genjo. Reika è nello studio di mio padre da quasi un'ora. Immagino debba discutere con lui di qualcosa di molto importante. Hiroshi sembra nervoso. Suppongo che lui sia al corrente di ciò che Reika le sta dicendo a papà.
Cazzo, quanto è bello questo ragazzo. Ha dei lineamenti tipicamente giapponesi che sono la fine del mondo. Vorrei conoscerlo meglio, ma ho come l'impressione che abbia alzato un muro che non vuole far scavalcare a nessuno. L'unica persona che gli si può avvicinare è Reika. La natura del loro rapporto è affascinante ai miei occhi. Sembra intendersi solo con lo sguardo. Potrebbero essere due perfetti innamorati se non vi fosse di mezzo Kawashima e se Hiroshi non fosse gay. Dovrò sudarmela parecchio la sua fiducia, ma questo ragazzo mi interessa proprio tanto. Ha qualcosa di speciale ed è estremamente sensibile. Sarà una bella sfida conquistarlo. Hiroshi-kun, posso offrirti qualcosa da bere? Vediamo intanto di rompere il ghiaccio. Ah sì, grazie, un bicchiere d'acqua, va benissimo. E dà nuovamente un'occhiata alla porta dello studio. O è nervoso nello stare con me, o è proprio in ansia per la sua amica. Da quanto vi conoscete tu e Reika-chan? Non per impicciarmi dei fatti vostri, ma mi sembrate molto uniti. Perché lo siamo. Io e Reika siamo praticamente cresciuti insieme. Le nostre madri erano amiche dai tempi del liceo. Capisco. Quindi siete un po' come fratello e sorella? No. Io e lei siamo qualcosa che va oltre. Lo dice molto seriamente. C'è qualcosa che li unisce ancora più di due fratelli, ma in modo diverso, da due innamorati. Eppure sono anche più che semplici amici. Non la comprendo bene questa cosa, però mi affascina. Sono due persone così interessanti. Chissà cosa ne pensa Sasuke di questo loro strano rapporto. Perdonami, Rokun, non volevo essere invadente. Si volta verso di me e mi osserva con i suoi occhi scuri. Sorride e risponde educatamente. Figurati, non sei stato invadente. Quel sorriso è falso. Lo capisco subito quando qualcuno mente e in questo momento Hiro sta mentendo. Gli passo una bottiglia d'acqua e lo fisso negli occhi. Sta tranquillo, non ti chiederò più nulla sulla tua Reika. Fa spallucce e torna a sedersi. Prendo il posto della sua amica e suono qualcosa di semplice al pianoforte. Sorrido divertito mentre lui non può vedermi. Kawashima deve essere proprio innamorato di Reika per sopportare una cosa del genere. Perché forse lui non l'ha ancora capito, ma quei due hanno un mondo tutto loro in cui è impossibile entrare. Bene, la mia sfida personale si fa ancora più interessante. Reika. Se il tempo si potesse fermare. I giorni stanno passando velocemente. Dopo quasi due settimane abbiamo appreso la notizia della vittoria di Sasuke. È incredibile. Il mio ragazzo è il campione nazionale di Kendo a livello scolastico. A scuola persino i sensei erano accitati alla notizia. Sasuke sta superando tutte le aspettative. Bravo nello sport, è così portato nello studio da potersi permettere un mese di assenza dalle lezioni. Ha fatto come tutti noi i test di fine anno e di ammissione agli esami ed è arrivato primo nella classifica nazionale degli istituti superiori del paese. È baciato da ogni talento. Eppure... Ciao Reishan, dove vai di bello? Io mi coglio con sorpresa come al solito facendomi quasi cadere dalle scale. Gli tiro un libro diritto in testa e lui si lamenta dandomi del maschiaccio. È incredibile quanto anche il nostro rapporto sia diventato più intimo. Baka, mi hai spaventata! Vado ad esercitarmi col piano nell'aula di musica. Ah già, tu devi tenerti costantemente in esercizio. Tra qualche mese avrai l'audizione alla Juilliard. Sono contento che ce la farai, Reishan. Sei fantastica quando suoni. Grazie, Ryokun, sei gentile. Senti, hai mica sentito l'idiota ultimamente? Leggera fitta al cuore. Mi ha chiamata l'altro ieri. Ha detto che a breve partirà con Takashi per Londra. Perché tu non lo senti? Strano. Sasuke e Ryo si sentono più spesso di quanto ci sentiamo noi. L'ho sentito qualche giorno fa, sta facendo il prezioso. Sarà l'influenza di suo fratello, è un bastardo, c'è poco da fare. Il ragazzo sorride come sempre, ma i suoi occhi sono diversi. E non solo perché oggi le sue lenti a contatto sono gialle. Io sospiro e stringo le dita agli spartiti. Si sta allontanando, Ryo. Da me, da te, da tutti noi. Ryo non risponde e si limita a guardarmi serio. So che la pensa come me. So che questa cosa non va giù nemmeno a lui. Reika, Sasuke ti ama. Magari non lo sa esprimere a parole, ma so per certo che è così. Cerca di avere fiducia in lui. Ha delle cose da chiarire con la sua famiglia, ma alla fine tornerà da tutti noi. Ne sono sicuro. Ammiro l'ottimismo di questo ragazzo. Ryo sembra un raggio di sole. Il suo carattere squarcia le tenebre.
Gli faccio l'occhiolino e corro nell'aula di musica. Vorrei essere capace di pensarla come lui, di mantenere viva la fiducia di Sasuke e di non provare paura. Ma per una come me, che nelle tenebre è vissuta fin da bambina, nemmeno il sorriso sincero di Rio riesce a far dimenticare l'oscurità. Sasuke è lontano con Takashi. Takashi non mi vuole nella vita del fratello. E il tempo passa. Mi metto seduta davanti al pianoforte. Dovrei esercitarmi con Mozart oggi, ma non sono in vena. Quindi inizio con Liszt e la rapsodia ungherese, fino a quando mi blocco sbattendo con violenza le mani sui tasti. Allora faccio un bel respiro e cerco di tornare in me. Guardo i tasti e suono a tutta velocità il volo del calabrone di Karsakov. Lo suono bene, con rapidità estrema, perché è questo che so fare. Con o senza Sasuke, con o senza lividi sul corpo, io so suonare con tutta me stessa. E questa cosa è solo mia. Aiko. Corriere Kachan abbiamo accompagnato Misaki ad un servizio fotografico. Sembra che la sua carriera di giovane modella stia davvero decollando. Ne sono felice per lei. Queste persone, Rio in particolare, sono diventate molto importanti per me. Con loro mi sento finalmente me stessa. Spero di non dovermi mai separare da nessuno di loro. La giornata scorre serena, ma Reika sembra pensierosa. Inizialmente credevo fosse solo per la lontananza di Sasuke, ma ora temo ci sia dell'altro. Nonostante l'affetto che le dimostriamo quotidianamente, sono convinta che ci siano delle cose di cui Reishan non parla con nessuno, se non con Hiroshi. Ryo inoltre dice che Sasuke si fa sentire sempre più raramente. È preoccupato anche se dice a Reika di non esserlo. Spero che Sasuke rientri presto e che nulla sia cambiato. Non voglio vedere quelle persone che amo soffrire, ma ho un brutto presentimento. Sasuke. Londra è una città fantastica. Io e Tak-chan abbiamo fatto un sacco di giri in questi giorni. Ho partecipato ad alcune riunioni della Kawashima Industry con lui e nostro padre. Una gran noia, ma servono per imparare il mestiere. Fra qualche giorno rientriamo a Tokyo. Devo comprare un regalo a Reika e pure a Rio, altrimenti chi lo sente? Sasuke, stai uscendo? Takashi fa capolino dalla porta della mia stanza albergo. Sì, voglio fare alcuni acquisti. Ho sentito pochissimo sia Reika che Rio ultimamente. Voglio comprargli qualcosa. Pensavo ad un gioiello per lei ed una maglia per lui. Sai mica dove sta la boutique di Vivienne Westwood? So che come stilista piace ad entrambi. Anche se poi Reika non fa molto caso alle firme. Ehi, Tachan, mi stai ascoltando? Eh? Sì, certo. Senti, Yotuto, prima dello shopping, che ne diresti di una bella sauna? Questo albergo ha un centro spa molto bello e pensavo di farci un salto. Mi fai compagnia? Ok. Vorrà dire che uscirò più tardi. Inizia a scendere, ti raggiungo subito. Bene, ci vediamo giù. Tachan sembra molto pensieroso ultimamente. Strano. Takashi, è ora di finirla con questa storia. Reika deve uscire dalla vita di mio fratello. Reika. È sera e il cielo è pieno di stelle. Anche oggi Sasuke non si è fatto sentire. Sono affacciata alla finestra della mia stanza osservando il cielo. La casa è tremendamente silenziosa, ma devo sopportare. Io non può più dormire qui. Sono fragile. Non voglio commettere errori. Il padre di Genjo è stato molto gentile. Ho omesso un bel po' di dettagli, ma legalmente parlando dice che non dovrebbero esserci problemi. Farà richiesta per una copia del testamento di mia madre e si metterà subito al lavoro. Visto che i soldi sono in un conto corrente estero, deve verificare diversi fattori prima di poter procedere, ma è sicuro del fatto suo. Così tutto avrà fine, e forse qualcosa di nuovo potrà iniziare. Sai, Sasuke, ho sempre pensato che le stelle potessero sussurrare i desideri che gli uomini gli affidano. Racconterebbero storie infinite di anime, in un tumulto che il cielo raccoglie sotto forma di diamanti, per lasciarli splendere nei secoli dei secoli, ove solo i sentimenti umani persistono. Che desideri sussurri tu alle stelle, Sasuke? Sasuke. È stata davvero un'idea del cazzo, Takashi. Ma come diavolo ti è venuta in mente? Mentre imprego contro mio fratello, lui mi guarda con superiorità. Non capisco di cosa ti lamenti, fratellino. Quella lady non era di tuo gradimento? Eppure è una donna molto bella. Che c'entra che sia bella o no? Diavolo, quella è una squillo. Mi ha mandato in sauna una puttana per far sesso con me, ma sei impazzito?
Era solo per svago. In fondo non sei più un ragazzino. Merda, Takashi, è una puttana! E poi lo sa che sto con Reika. Non oso immaginare cosa penserebbe di te se sapesse una cosa del genere. E credi che mi interessi il suo giudizio? Adesso il suo sguardo è gelido. Ma che gli succede? Ero sceso per rilassarmi con lui in sauna e mi ritrovo con una donna bellissima ammigliata addosso. Non riuscivo a capire. Il suo caldo, il suo bellissimo corpo e quegli occhi scuri che mi fissavano. Non avrei dovuto permettere di toccarmi. Ho realizzato solo quando ha pronunciato la frase «Ringrazia del regalo tuo fratello». Merda, mi sono fatto fare un pompino da una puttana pagata da mio fratello. «Così non ti interessa? Beh, a me sì». E se lo viene a sapere, penserà che sei una persona orrenda. Ma cosa più grave, non vorrà più saperne di me. Takashi, ma che cazzo hai pensato? Ora ascoltami, Sasuke. E ascolta bene. Quella donna è solo un esempio di quello che noi Kawashima possiamo comprare. La nostra famiglia sta cambiando il mondo. Io e te saremo a capo di un impero a breve. Potrai avere qualsiasi donna ai tuoi piedi. In questi giorni hai avuto un assaggio di quello che la nostra famiglia produce e controlla. Hai visto nostro padre all'opera ed hai conosciuto le persone con cui lavorerai. Hai vissuto nell'ambiente con il quale avrai a che fare per il futuro. E Sasuke, quell'ambiente non ha nulla a che fare con Reika. Lei non è abbastanza per te. Non sarebbe mai a suo agio in certi posti e questo finirebbe con nuocere la tua immagine. Ed io non posso permetterlo. Presentarti davanti a certa gente accompagnato da una donna che non ha nulla di giapponese e con delle origini così misere. Lo sai che suo padre è un fallito? Si arrangia con lavori part-time ed ha una pessima reputazione. Basta con le stronzate. Domani si torna a Tokyo, molla Reika e prenditi il diploma. Dopo avrai il mondo ai tuoi piedi. Takashi dice tutte queste cose sorridendo. Poi mi viene vicino e mi abbraccia. Sei troppo importante per me, fratellino. Non posso farti rovinare tutto per una cotta adolescenziale. Ci saranno altre ragazze, ma non ci sarà mai un'occasione migliore di questa per te. Spero che tu possa capire il bene che ti voglio, Sasuke. Io lo so che questo non è giusto. E lo so che Reika non è quello che pensano mio fratello e mio padre. Lei vale molto di più di quello che un nome può identificare. Ma il calore di questo abbraccio è qualcosa che mi è mancato per anni, come il rispetto dei miei genitori. Quindi non riesco a rispondere né a pensare lucidamente. Lascio che Takchan mi culli come faceva quando ero bambino e metto a tacere la mia coscienza e anche il mio cuore. Reika. Ed è così che sei tornato da me, diverso e distratto, guardandomi come se fosse la prima volta, senza riconoscermi. Ed è così che hai iniziato a rifiutare sempre più spesso gli inviti che io, Rio e gli altri ti facevamo per riuscire a stare insieme. E le cose che dicevi diventavano sempre più difficili da comprendere per me. Cose del tipo, scusa Rei, vorrei stare con te oggi pomeriggio ma devo passare in ufficio. Oppure, dopo la scuola ho una riunione e poi devo studiare per gli esami, ci vediamo domani in classe. Le persone forse vorrebbero sapere di più. Misaki è estremamente curiosa, fa molte domande. Ryokun stesso chiede a me come ti comporti visto che con lui sei diverso. Ma a cosa serve dire altro? Riassumere come è passato un ulteriore mese è inutile. Il risultato non cambia. Tu ti sei allontanato da me senza però lasciarmi andare del tutto. Perché in fondo Sasuke sei un vigliacco come tutti e preferisci lasciare le cose in sospeso invece che mettere un punto. Forse perché non ne sei sicuro o forse perché preferisci che siano gli altri a scegliere per te. Fatto sta che sei rimasto anche se solo in parte. E quando il mio compleanno è arrivato e sul terrazzo dove ci siamo baciati per la prima volta ti ho chiesto se saresti stato presente quel giorno in particolare, tu hai detto ancora una volta di sì. Guardando altrove, ma hai detto sì. Ed io che ti amo, ti ho creduto. E con questa sciocca certezza anche quel giorno è arrivato. E dopo gli auguri degli amici a scuola mi sono incamminata verso casa mia con un tuo messaggio nel cellulare che mi diceva di andare avanti e che avresti tardato solo un poco. Ma tu, Sasuke, non sei venuto quel giorno. Ed io, persa nel tuo pensiero, non mi sono preoccupata di trovare dopo mesi di assenza Max seduto al tavolo della cucina. Non mi sono chiesta come mai fosse lì tutto solo nella penombra e perché non si fosse girato quando l'ho chiamato. Non ho visto che teneva sul tavolo perché sapevo che era guarito. Lo sapevo come sapevo che tu saresti a breve entrato da quella porta.
E quando non ti ho visto arrivare, ho comunque parlato a Max, vomitandogli addosso tutto il dolore e l'odio e la paura provata per anni. E sai, ho pensato per un momento mentre si girava che forse avrebbe chiesto scusa. Sì, certo, gli avevo appena detto che da quel momento in poi lui non era più un padre legalmente per me e che non avrebbe visto un soldo dell'eredità, ma in fondo, essendo lucido, forse avrebbe chiesto scusa del suo comportamento e mi avrebbe detto addio con un poco di dignità. Invece devi sapere che lui si è alzato ed io ho visto solo all'ultimo momento che c'era più di una bottiglia vuota sul tavolo. E quando il terrore mi ha gelato bloccandomi le gambe, ho sentito pronunciargli una frase del tipo: anche tu, puttana, come quella giapponesina di merda, ce l'avete tutti con me oggi. Che non aveva nulla a che fare con delle scuse. Poi, quando ho sperato ancora per l'ultima volta che tu apparissi da quella maledetta porta, il sogno è stato strappato via con un pugno in un occhio. Se fosse stato solo quel singolo colpo, tutto sommato, non sarebbe stato così male con il mio compleanno, visti i precedenti.